Beh, l'emozione è stata grande perché insomma è un qualcosa che non succede sempre, è un qualcosa di inaspettato e poi percepisci, diciamo così, qual è il valore di questo riconoscimento. Ecco. Per chi non conoscesse la tua storia, tu hai avuto tanti alti e bassi, hai dovuto più volte ricominciare quasi da zero. Beh, ma sai, il fatto delle sconfitte fa parte del gioco. Devi cercare di capire perché è successo e poi si ricomincia. E poi hai raccolto davvero tanto questa esperienza a Bergamo, l'Atalanta, Gasperini, soprattutto questo mese di maggio favoloso con la finale di Dublino. Di sicuro quando abbiamo iniziato questo percorso non poteva prevederlo nessuno, ecco. Poi man mano che siamo andati avanti, che dopo il primo anno soprattutto, che abbiamo cominciato ad avere dei ragazzi giovani che sono cresciuti e il mister è riuscito a dare la sua impronta di gioco, poi ci siamo affermati di continuo, insomma, ecco, perché in 8 anni abbiamo fatto 3 terzi posti e un quarto posto, quindi 4 volte la Champions, anzi 2 quarti posti, perché già il primo anno eravamo andati a fare il quarto posto, però in Champions ci andavano in 3 finali di Coppa Italia, i quarti di finale di Champions League persi poi alla fine contro il Paris Saint-Germain, insomma qualcosa di buono poi è venuto fuori. Ecco. Il sindaco ricordava che ti ha fatto una telefonata mentre eri nel pullman con la squadra, che è successo in quel momento? Ma eravamo col pullman e allora ho messo in viva voce e quindi il sindaco mi diceva, lo sta chiamando il sindaco al professore, e quindi si sono messi tutti a fare gli applausi e quindi erano tutti contenti insomma di questa cosa qui, e qualcuno diceva di stare attento che non fosse a rischio il suo posto, ecco, però io il mio campo per fortuna è molto più piccolo, è 7000 metri quadri, quindi io gioco sullo stretto, diciamo così, rispetto al sindaco. Però devo dire che questa volta, a differenza di altre, quando tu hai fatto una grande partita, hai vinto una grande partita, sì, te la ricordi, qualcuno se la ricorda un po' meglio, qualcuno un po' peggio, quello ha fatto un gol così, quello la parata, eccetera, eccetera. Qui c'è una coppa, c'è qualcosa di solido che resterà nella bacheca dell'Atalanta per sempre, che tu puoi abbracciare, che gli dai dei colpi e lei risponde, quindi è tutta un'altra musica. Ecco. Per sempre, come per sempre, resterà questo encomio? Sì, per sempre resterà questo encomio, adesso lo incornicio, me lo metto a casa perché è un qualcosa di straordinario, ecco, qualcosa che non avrei mai pensato di ottenere. Ecco. Conoscendo anche il percorso, per me è stato pure un allenatore, tutto quello che è stato il suo iter professionale, questi risultati si raggiungono solo e esclusivamente con la dedizione, con la preparazione e con tanti sacrifici, quindi per noi è motivo di orgoglio, per me è un onore aver proposto alla Giunta Comunale questa benemerenza, che non è la benemerenza dell'assessore o del sindaco, ma è di tutta la città nei confronti di chi ha portato lustro a un'intera città, a tutta la nostra comunità, con i risultati straordinari che ha raggiunto ultimamente.